Level up your listening with Bose Comfort Ultra earbuds and headphones with immersive sound and world-class noise cancellation for a not-so-silent night. Visit Bose.com/slash/Spotify to shop sound that's more than a present. Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam from tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts, with fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in-store or at hm.com. Buonasera. Questo è Filippo Ruggeri. Monologato podcast per chi fosse qui per caso. Per chi invece non è qui per caso. E sa chi sono e di cosa parlo in genere. E allora è a te che mi sto rivolgendo. Siamo nel lockdown 2.0. Beh, senza lockdown non ci sarebbe stato questo podcast. Perché se il lockdown è vero che mi aveva chiuso tutte le porte, è anche vero che mi ha aperto quella più importante. Prima o poi ci sono brutti momenti, diceva, dicevano gli stadio su Marco Pantani. E, e io a volte mi sento come il pirata, smarrito nel, nel mio vuoto interiore. Tanto da non riuscire a rendermi conto, di non riuscire ad apprezzare la fortuna che ho in questo momento. Come questa realtà. E questa sera mi, mi voglio scusare. Con voi. Sì, perché anche se non vi ho mai promesso niente, anche se non. Non ho mai avuto un contatto diretto con. Eh, con chi mi ascolta. Sono sempre stato un po' per, per cavoli miei. Non... Ho paura di deludere le persone, per questo ho monologato podcast, per questo sono solo. in questo progetto. Perché. Prima di questo progetto ne ho fatti tanti in cui ho coinvolto persone. E a volte le ho ferite, e se ci sono. Se ho dei rimpianti nella vita sono proprio quelle persone che ho distrutto. E sono tante. Perché quando credi in un sogno credi in un sogno comune? E tu, in questo caso io. Riesci a far credere le persone un sogno, quando poi devi distruggere quel sogno, ci si rimane male. E, e qualcuno ci è rimasto molto male in passato. E io non me lo sono mai perdonato e queste persone mi appaiono ogni volta che mi sento fragile. Comunque, in questi giorni mi sono ritrovato a chiedermi, a, a, a dover fare delle scelte. Proprio su questa realtà, su ciò che è giusto e su ciò che mi conviene. E stavo scegliendo ciò che mi conveniva, che me ne frega. Ho deciso di ripartire, di ripartire dalle rubriche che vi ho promesso, dalle canzoni, quelle che, diceva un vecchio film, non ti tradiscono. Ed è proprio quel film che ho appena rivisto e che... Sentivo l'esigenza di dover rivedere. Perché ogni volta che ho visto quel film, mi ho provato ad aprire una mia radio, una mia web radio. E oggi è la prima volta che lo vedo. È una radio. Ce l'ho. Una radio dove. Però non, non ci sono le canzoni quando smetti di parlare, c'è ancora la parola. E quindi questo mi dà ancora più responsabilità. Ed è dalle canzoni che ripartirò, tornerò a leggerle a parlarne con passione perché oggi questo spazio è uno dei più forti d'Italia fa tra i 40.000 e i 110.000 stream a settimana e fare, e fare recensioni solo perché mi conviene farle non è esattamente il motivo per cui ho iniziato non è esattamente quello che mi ero promesso di diventare anzi a volte mi fa schifo quello che faccio. Perché sì, c'è il lavoro e continuerà a essere fatto, ma deve esserci anche il cuore. E per come la vedo io, il primo non ha senso se non c'è il secondo. E fare podcast. Non deve essere solo uno spazio in cui si parla di musica. E io ho promesso a me stesso che questo spazio sarebbe stato l'amico che ti guarda in faccia e ti dice che cazzo fai quando stai andando oltre. E questo ho fatto con me. Quindi ripartirò dalle rubriche che vi ho promesso. Ripartirò dall'espressione, dall'esprimersi, dal poter dire questo è il mio lavoro, perché oggi lo posso dire, e potermi esprimere ciò per cui ho lottato tutta la vita, tutto quello che ho costruito nella mia vita, coltivando a mio discapito le mie passioni, cercando un, uno spazio nel mondo, nella sofferenza, nel dolore. E questo è sempre stato il mio sogno. E lo voglio difendere il mio sogno. Anche se a volte la vita di tutti i giorni ti porta a non dar valore a niente. E allora, come quel vecchio film, adesso voglio dirvi io in cosa credo. Io credo che questa, quella di oggi, sia la società più difficile in cui un giovane possa sperare di vivere è che l'unico modo per far sì che le cose cambino è stare a casa a raccontarsi cazzate perché le cose non cambiano ma bisogna conservare sempre la speranza ed essere quella differenza che vorresti nel mondo come diceva un vecchio detto del cazzo e io odio le citazioni credo che è una società che chiude i teatri e i cinema, che sono gli unici posti in cui si può andare a elaborare quello che sta succedendo. È una società a cui non frega niente di nessuno. Perché non c'entra niente coi contagi, sta roba qua. Credo che se un ragazzo che fa il cameriere non può pagare l'affitto, glielo deve pagare lo Stato. Perché non si può più lavorare adesso nel settore della ristorazione. Credo che se un'autorità per farsi rispettare usa la violenza e deve intimidirti, allora vuol dire che la sensibilizzazione, tutto quel discorso eh, contro la violenza, appunto, non serve a niente. Tutte cazzate. Credo che per quanto mi facciano schifo la droga e l'alcol, e se mi fanno schifo è perché sono due cose che conosco bene, io non me la sento di giudicare un ragazzo che, dopo mesi che è pulito, Torna sui suoi passi perché, anche se certe notizie mi straziano, e che ogni mattina mi sveglio io personalmente e dico a certa merda dico di no, a certa merda da anni, ad altra merda da mesi, e beh, io so cosa vuol dire sentirsi solo in un paese di provincia del cazzo, anche quando magari la compagnia dei tuoi amici non basta, e quando le mura di casa diventano una prigione. Mentre riparte il rischio che la televisione inizia a gridare, stai a casa che andrà tutto bene. Io credo che si parli tanto di soldi, di economia, ma non si parla di quanto il distanziamento sociale stia logorando i sentimenti. Ovviamente sto parlando dell'amore. Quello che ogni uomo cerca, che è il vero obiettivo, la vera scoperta, la vera vittoria, la vera sconfitta, quando si perde, è quanto si perde. Qualche giorno fa parlando con un amico mi era venuta questa immagine per descrivere la società di oggi, l'immagine di Rocky Balboa, proprio lui, forse l'immagine più banale che si possa descrivere, però anche la più efficace. Rocky Balboa è uno che non è che ha cercato il suo successo, anzi è stato un continuo contro se stesso la sua vita. Poi si ritrova a questa grande occasione, dopo 15 round contro il campione del mondo da perfetto sconosciuto, cosa fa? Arriva un giornalista e gli chiede del futuro e lui risponde chi se ne frega. Non me ne frega niente a me del futuro, vattene via, Adriana. Ecco, questa è la generazione di oggi. Questa è la società di merda. Una corsa a all loro, alla carriera, ad essere i numeri uno, ad essere il campione del mondo. Ma alla fine, quello che cerchiamo veramente, appunto, è l'amore. È Adriana, quella che vogliamo, no? E allora io vi dico che lascio per 24 ore questo podcast in cima, mentre lavoro agli altri. E da domani a mezzanotte si torna a dare dignità ad ogni parola e si cambia completamente mentalità e modus operandi. Vi lascio con le parole di quello che, per qualcuno, oggi è solo un vecchio falito del cazzo che non vende più una copia. Ma per chi ha vissuto la mia generazione, per quanto l'abbia anche snobbato. Beh, per noi questo qualcuno è Luciano Ligabue e diceva, ho perso le parole. Può darsi che abbia perso pure le mie bugie. Si sono nascoste bene. O forse, però, semplicemente non erano mie. Credi. Credici un po' di più. Di più. Davvero.